Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, nessuna novità, tempo in peggioramento, però al momento la partita fra Fiorentina e Juventus, per parola delle istituzioni, si gioca. Visita a sorpresa di Antonio Conte in quel di Vinovo. Non vi dico quello che penso, ma vi dico quello che so, perché ho approfondito. Ma dopo, prima dobbiamo parlare di Fiorentina-Juve. Quindi iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campanella per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate. Un accenno in Casa Viola alle parole di Giancarlo Antognoni, che si è detto un po' disamorato di questa Fiorentina per colpa della proprietà, che quindi non solo non riesce bene a comprendere quello che succede all'esterno, ma comprende ancora meno quello che succede al suo interno, e questo è ancora più grave. Sono andato a vedermi il video, a disposizione naturalmente su YouTube, dell'allenamento a porte aperte al Viola Park, quello dove c'era tutta, no, la rappresentanza dei tifosi della Fiorentina, tra i 1500 e i 2000, a seconda di chi è andato a contarli, e soprattutto anche della curva, gli esponenti della curva, che hanno incitato la squadra con un grido molto particolare, visto che sono giorni in cui chiedono del rispetto. Indovinate qual è il coro con cui hanno incitato la squadra ad andare a giocare contro la Juventus? Uccidiamoli. Sì, ebbene sì, tra un chi non salta un bianconero e bianconero M c'era uccidiamoli, uccidiamoli. Questo è il segnale di battaglia che hanno dato i tifosi della Fiorentina, la squadra che era sotto lì ad ascoltare e ad applaudire, nel momento in cui ovviamente vanno a chiedere rispetto. Rispetto che invece porta Massimiliano Allegri in conferenza stampa, ovviamente, e giustamente si è detto molto vicino a tutti i colpiti dall'alluvione della sua Toscana, perché ricordiamoci che Allegri è un cittadino della regione Toscana. Mentre il presidente della Toscana ha detto che appunto punto di riferimento gli applausi vanno fatti proprio a questa curva. Al di là di questo, un'altra precisazione piccola sulle parole di Giancarlo Antognoni, non me ne voglia Giancarlone, però dice che non è solo per la Fiorentina, ma anche per la Juventus questa è la partita, perché se la Juventus sbaglia questa partita gliela fanno pagare a Torino. Guarda. Sarà che ne perdiamo poche, ma no, proprio no, assolutamente no. Se anche la Juventus dovesse sbagliare la partita e non vincerla, nessuno gliela fa pagare. Per noi non è la partita, ma è una semplice partita. Allegri dice c'è dello sfottò tra società e tifoserie. Vabbè, insomma, più che sfottò ci sono altre cose. Ma andiamo nel dettaglio di quello che è emerso dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri, per arrivare poi anche a Conte e parlare di tattica di questa Juventus che fu, che è e che sarà. Il primo discorso riguarda UEA, attenzione, perché con l'infortunio di UEA c'è la possibilità di cambiare il modulo di gioco, invece no, perché Allegri dice molto probabilmente esposto a destra McKennie, che tra l'altro ha iniziato il campionato a destra facendo molto bene. Quindi ci sono delle certezze su cui proseguire, andare avanti, quindi la Juve gioca 3-5-2 a Firenze, non ci sono dubbi da questo punto di vista. Sposta McKennie a destra e quindi quello che dobbiamo analizzare è invece il centro del centrocampo. Ken è in un buon momento, tecnico, fisico, mentale, è molto migliorato, tutti e cinque gli attaccanti stanno bene, e per cinque intende anche Ildiz, quindi Chiesa, Vlahovic, Ken, Milik e Ildiz, per cui fino a domani non verrà presa decisione su quella che è la coppia attacco, anche se i rumors di oggi pomeriggio vanno verso la coppia Chiesa Vlahovic dal primo minuto, quindi i grandi ex. Sarebbe la prima volta che tutti e due dal primo minuto partono con la maglia della Juve a Firenze contro la Fiorentina. Ma tornando al centrocampo, che è il discorso più interessante, si parla di Cambiaso. Dice Allegri che Cambiaso può giocare anche a destra. Quindi dice bene, lo mette al posto, e no, perché ha appena detto che molto probabilmente sposta McKennie a destra. Cambiaso ovviamente può giocare come sempre a sinistra, insieme a lui ci sono Kostic e Ealing, che stanno bene tutti quanti, però occhio forse all'allegrata, perché lui dice che Ealing può fare l'interno e anche Cambiaso potrebbe fare l'interno. E allora io mi sono rivisto la prima partita di Udine, era 3-5-2 con Chiesa e Vlahovic e Cambiaso esterno, ma Cambiaso continuava a venire dentro il campo, ha giocato benissimo in posizione da interno, lasciando la fascia libera a Chiesa. E allora attenzione, non è che l'allegrata mi prevede
visto che Miretti deve crescere, gli manca il gol, lo deve fare per potersi sbloccare, ma può essere utile anche a partita in corso, e mancando UEA, non è che l'Allegrata mi porta Cambiaso a fare la mezzala interna insieme a Rabiot e Locatelli, e Miretti parte dalla panchina con McKennie a destra e uno tra Ealing e più probabilmente Kostic a sinistra? Attenzione, perché sarebbe una novità molto interessante sotto questo aspetto. 3-5-2 che non cambia mai e che praticamente è diventato storico in casa Juve, perché ricorderete tutti che Conte, quando arrivò, voleva fare il suo 4-2-4 che l'aveva reso famoso con il Bari e con il Pisa, no? Voleva fare il 4-2-4, poi gli hanno fatto trovare lì Pirlo in cabina di regia, è arrivato Vidal e dice insomma i tre centrocampisti dovrebbero giocare, bisogna cercare un sistema che poteva potenzialmente andare verso il 4-3-3, ma già la sesta giornata, scoprendo i tre difensori in grande spolvero, Barzagli, Bonucci e Chiellini, ecco che diventa bellissima, diventa 3-5-2 dogmatico e da lì non si scappa più. Quando Allegri è venuto sulla panchina della Juve, intelligentemente, non ha cambiato il sistema. È andato avanti con il 3-5-2 di Antonio, salvo poi piano piano andare verso la difesa 4 cercando quel trequartista che lui voleva, però Vidal, però Pogba, però Pereira negli anni sono sempre stati adattati e mai trequartisti veri. E quindi ha cambiato, è andato verso un 4-4 del difensivo, ha fatto il famoso 4-2-3-1 offensivo quando mise Mandzukic sull'esterno, fino poi nei momenti di difficoltà a tornare alla nostra coperta, quella che ci garantisce miglior solidità, che è il 3-5-2. Quindi partiamo da quel 3-5-2 là, cambiano gli interpreti e gli allenatori e finiamo a questo 3-5-2 qua. Questo non vuol dire che Conte sarà il prossimo nuovo allenatore della Juventus, perché è stato invitato da Montero, che è il suo grandissimo amico, a vedere un allenamento a Di Novo, dove allenava Conte, perché non c'era allora la continassa dell'Under 19 della Juve, e lui ha risposto: presente, vengo a guardarmelo. Fine. Poi che lui abbia voglia di tornare alla Juve, questo è indiscusso, che lui in una recente intervista abbia ricordato che si pente forse anche un po' amaramente di essere andato via sbattendo la porta quel 16 luglio famoso dalla Juve, e che quindi il desiderio di tornare prima o poi ci sia, è evidente, ma non c'entra niente con questa sua visita a Montero e per l'allenamento dell'Under 19. Ah, di nuovo, è una visita amicizia e finisce qui. Allegri finisce il suo mandato quest'anno e l'anno prossimo. Questa ve la do come notizia e non come opinione. Tornando a Fiorentina-Juventus, in attesa della formazione ufficiale di domani, è andato anche a parlare di Mattias Süle e Allegri, e qui si apre un po' una discussione, perché Süle sta facendo benissimo al Frosinone, Allegri dice era giusto per lui mandarlo a giocare perché il suo percorso di crescita doveva essere questo, per poi tornare da noi, visto che è di nostra proprietà, più maturo e convinto di poter fare bene, anche se già aveva dato i segnali di poter fare bene con la Juventus l'anno scorso nella stagione pur tribolata che la Juventus ha attraversato. Perché non poteva rimanere da noi Süle, visto che non è stato, diciamo, ceduto con un prestito oneroso, ma è andato semplicemente in prestito, quindi non ha fruttato dei soldi? Perché Süle comunque non lo puoi mettere nella linea dei centrocampisti delle mezze punte. Süle è un attaccante, è una seconda punta tutto campista come faceva un po' Dybala, e quindi in questo momento con Chiesa e con Vlahovic attaccanti, con Kane e Milik a supporto, con il giovane Yildiz, su cui Allegri punta tantissimo e che anche secondo me diventerà un grandissimo giocatore, che praticamente ha fatto 5 minuti qua e 10 minuti là, era un peccato tenere in naftalina Süle. È un po' quella la motivazione per cui è andato a giocare da titolare in quella di Frosinone. Ha battuto su due situazioni ultime, una quella degli infortuni, occhio, perché vabbè, De Sciglio si allena, torna fra un mese, ma Alessandro è più probabile che rientri prima di Danilo, quindi la piccola lesione, che però è molto profonda e quindi traditrice, non lo fa star sereno e a posto, e ha parlato a lei di un Danilo dopo la sosta, sperando e augurandosi di averlo per il derby d'Italia. A questo punto è più pronto Alessandro addirittura di venire prima di lui in campo. Sulle differenze, chiudendo a quella prima giornata di Juve a Udine propositiva, pressing alto eccetera, e la Juventus di oggi, Allegri non vede differenze, ma un percorso fatto di buone partite e partite meno buone, dove a seconda dell'avversario la Juventus gioca in una certa maniera, ma in realtà dal dopo
Sassuolo 4, Juventus 2, la Juventus è tornata un po' all'antico ed è tornata a fare la Juve solida, perché Allegri ha battuto su questo tasto. Squadra solida e granitica, quindi da gruppo compatto siamo passati a squadra solida e granitica. Ci sentiamo, ci vediamo domani per le ultime su Fiorentina e Juventus. Mi raccomando, al momento la partita si gioca, perché gli organi di competenza che devono decidere, come dice Allegri, al momento non hanno deciso per ultimo. Voi iscrivetevi al canale, non rinviatelo più, like al video, commenti al video, campanella per essere raggiunti ovunque siete.